squilla il telefono, chi sarà? Chi sarà al telefono? Pronto? Vediamo chi chiama. No, Mare, non ci picchia, ti stai dicendo che non ci picchia, ma Mare. Cosa? Che cos'è che non prende? Ma allora non ti picchia, non agi, cazzotto, no, può picchiare mai il cazzotto telefono, Mare, che siamo qualche quattro piani sotto terra. Ho capito, allora intanto... Non chiedi una, Mare, mi dice che ci sia moglie. Risalite, moglie, ma qui. Che cosa moglie? Che dice? Chi ma è? Ma dica Mare, che aiutiti, Mare, eh? Non ci picchia il telefono, Mare, non ci picchia, i si sono ficcati, Mare. Pronto, noi siamo pronto, in radio. Aspetta un minuto, Mare, sta picchiando, pronto, Mare, sì, così, sì. Mare. No, io sono Salvo La Rosa, sì, Mare, ma si chiama Castiglia, Mare, così. Non c'è Castiglia. Come ti chiami Salvatore? Salvatore, ma si chiama Castiglia, Mare. Non c'è Castiglia, è un attimo dall'altra parte. Ma lui di Salvatore sì, Mare, dopo non ce n'è, Salvatore non ce n'è stato mai dopo. Io sono Salvo La Rosa. Ui. Salvo La Rosa. Ma aspetta, ti dice un minuto, niente. Aspetta un minuto, ma ricamati, io c'ho buono, Mare, sto prodotto e c'ho buono, spaccavo, ci rivedo, Mare. Ma non si dicono, mi non stai si convincendo che stai parlando con questo avvoloroso telefono, tu immagini, vero? Ma non ti stai convincendo. Oh, Mare, ma si chiama Castiglia, vai, finiscila. Non c'è in questo momento Castiglia, si è assentato un attimo, ci sono io alla guida del programma, Salvo La Rosa. Ma che dove ero? E certo, quello vero, uno ce n'è. Capite, vero? Sì. Signor La Rosa? Il signor La Rosa. E io l'hai chiamato di tu? Vabbè, ma no. Scusate, signor La Rosa, ma scusate, io non pensavo che era scherzo, siccome ci ne siamo uniti, no, che fanno scherzi. No, no, io non ne faccio scherzi, sono Salvo La Rosa, puoi chiamarmi come vuoi. Ma no, sbagliai il numero, scusate, lui stava cicando alla catalla. E guarda, da quest'anno tu non hai mai chiamato, perché so che chiamavi negli anni passati, ci sono anche io con Giuseppe Castiglia. Davvero? Sì, ci sono anche io. E alla catalla c'è cioè, signor La Rosa. Esatto. Siamo così rimbazzini, ma allucinante. Infatti... Ricamati, siamo anche in auce che festeggiamo, ma Mare. Non devi festeggiare cioè, con La queste Rosa, cose. Di alla catalla, numero uno, Mare. Ci spaccavamo dei risati con Castiglia ninguno non minchiati in mare sul numero uno. Si dice un po' bravo signor La Rosa. Grazie, io grazie. L'hai visto sempre a lei è numero... Ma no signor Castiglia non c'è. Sì c'è ma è dall'altra parte. Vabbè, che va. Sta preparando altre cose. Guarda, ma ci siamo l'altro... qua siamo sotto terra sì. Siamo sotto terra ma perché però. Sotto terra? Siamo un parcheggio d'ospitali. Siamo un parcheggio d'ospitali. Perché è successo? Ci vuole non c'era posto e calamo a funno no? Niente, siamo capi, chi c'è? Pippo Braccio di Ferro, che è ricoverato. Ah, mi dispiace, cos'ha Pippo Braccio di Ferro? È troppo bestia, Pippo è troppo bestia. Posso dire che siccome sta scudando? Oh, Pippo Braccio di Ferro, si c'ho perso, Mare. Ma non solo sta soffrendo, per giunta lo insulta. A chi sta soffrendo, signor La Rosa, ma è che è incredibile. Successo? Ma perché? Niente, praticamente c'è città una pensione, no? Allora, lei non forse non conosce Pippo. No. Allora, Pippo, prima di chiamarsi Pippo Braccio di Ferro, sì. Si chiamava Pippo Cicchita. Prima di chiamarsi Pippo Cicchita si chiamava Pippo e basta. Oh, poi si chiamava Pippo Cicchita perché un bestia appena non c'aveva chiari si tagliava un'uita per farsi dare le pensioni. Ma dai sì, vabbè lei si impressiona picchi su. Io mi impressiono non si fanno queste cose. Adesso vedi che si voleva fare chiamare Pippo una bada perciò pensassi che aveva pensato per carità, bestia, per Oh Pippo si gioco perso ma si gioco bestia comunque basta niente poi decidi di tagliarsi un'uita e fici a domanda per le pensioni. Oh signor La Rosa niente sta ai pensioni non c'è un orario poi una volta veniva una PAC mi sono a giocare in dopo un pugno automatico sì. C'è giocato male in dopo un pugno automatico qualche volta ci ho giocato sì. E gnoco che uno ci mette i soldi e scende una specie di palloni giusto e che è rururu no è durururu sì. Cosa ci dici duro provaci lei. Duro in italiano duro un barubone italiano non mi viene buono lo sento purtroppo basta io gli andavo un pugno bestia mi buccicchita perché si rompivo duita la rosa esce a pugno. Ora uno che si chiama Pippo Cicchita si rompe due dita sì. Ce lo va una mano c'è cioè, mi sono di ferro certo. C'è una mano super accessoriata ah, certo c'è moderna. Una dita poi chi ci vuole l'occhiorno comunque basta un bestia che è l'occhiorno finalmente ci accettano la pensione e ci mandano tutti i soldi di tutti questi anni e si chiamano arretrati lo sapeva lei certo che si chiamano arretrati mandano certo i soldi se sono arretrati si certo, contano certo tutti i soldi che stavano accucchiato ci mandano spatti con gli interessi anche e ci mangiava vita Pippo e cominciava a cattare i no? Sì. Cominciamo con tutti i soldi, non ci è abituato, bestia. E cominciava a cantare i seminghiali. C'avevi una casa china di cose che vengono da televisione, no? Sì. C'avevi qualche 14 cubetti là da Merinos, non avevi chi fare sì. C'è 14. Ma poi c'avevi 18 biciclette con cambio Shimano. Sì. T'accattavo 7 batterie di pignata a Somacci.
Avi, perché qua c'è Alexia a casa, praticamente quando chiama Alexia risponde tutta casa. Pippo! E lui dice, oh Pippo, sì, c'è pure bestia. Non te lo dico io, ma insomma ha ragione. Quindi non ti soldi, perché lui che sei pensione, chi non va a fare, quello, un bestia che è spendito. Sta cattato un monopattino, usciamo unito, come un scivolo a casa. Vuol dire, mica ha ciupicato come monopattino. Ah, come può ciupicare come monopattino? Pippo braccio di ferro, sì, c'è pure bestia, un mare. All'incamati, c'è mochina, c'era c'è pure bestia, capito? Non si fanno. Mi stupano da semaforo, bestia, andavo ritto ritto con tutto monopattino e se lo spieghiamo ospedale, invece niente, ora siamo qua, che stiamo aspettando se ne fanno ciaceri, va. Vabbè. Oh, però c'è mitissima una casura a Pinuacci, che siamo collegati, bene? Va bene, adesso lo chiedo avanti al signor Castiglia, grazie per aver partecipato dalla Catalla con tutto cuore. Ciao Jonathan. Su Bobby c'è? Sì, sì. Io su Bobby c'è, ricamarti c'è. La bucofono da macchina, male. Non si mette fa. A tutto volume, male, tanto caro non c'è nulla, siamo un do caraci. C'è pure bella, a moglie, a moglie.